aspettano tanto da noi, e noi dobbiamo dimostrare che abbiamo fatto bene a pensare che col pubblico si possono affrontare una serie di temi. Adesso l'obiettivo nostro, quello più difficile, su cui vi chiedo veramente l'ausilio massimo, è quello di cercare di organizzare al meglio la macchina comunale, perché non c'è dubbio che su questo c'è ancora tantissimo da fare. Se la Corte dei Conti da qui a qualche giorno ci approva il piano di riequilibrio, noi potremmo dire di essere usciti definitivamente dalla crisi. E vi assicuro che è stato per me un messaggio forte andare venerdì in Consiglio dei Ministri e poi al CIPE e vedere, come dire, che il governo ha fatto alla città, perché in quel momento rappresentavo la città, i complimenti per il lavoro straordinario che è stato fatto per ottenere quel finanziamento. Questa è la dimostrazione che Napoli, quando vuole fare una cosa, la sa fare. Quando vogliamo organizzare un evento siamo in grado di farlo, ci fanno, i complimenti. Insomma, quando c'è stata una sfida l'abbiamo vinta. Oggi ne abbiamo alcune davanti che sono fondamentali. Uno, dimostrare che questa macchina organizzativa in tutte le sue articolazioni è in grado di dare risposte ai nostri concittadini. Il resto, di dimostrare che questa sfida che abbiamo lanciato, dall'igiene urbana tutta pubblica, ai trasporti pubblici, a tutto al patrimonio immobiliare, le altre scelte sono scelte vincenti. E poi di fare un'altra cosa che non sempre è facile nei momenti di tensione, nei momenti di sofferenza, è quello di fare squadra. Insomma, alla fine noi facciamo parte di una squadra. Una squadra che, se raggiunge gli obiettivi, abbiamo vinto tutti. Se falliamo, abbiamo fallito tutti alla fine. Sono stati 2 anni e mezzo, devo dire, duri, difficili, complicati, ma l'entusiasmo, almeno per quanto mi riguarda, è intatto, le energie sono sempre forti. Io vi auguro un sereno Natale, nella condizione, come dire, che in questi momenti quello che conta è soprattutto l'aspetto umano. Quindi buon Natale, e speriamo, come dire, che il 2014 sia un anno che ci fa sopportare qualche sacrificio in meno e farci sorridere un po' di più, come sta accadendo nelle ultime settimane di questo 2013. Io, come sempre, sono fiducioso, perché penso che le cose dipendono quasi esclusivamente dagli uomini e dalle donne. Quindi, se c'è una volontà collettiva e ci crediamo, io credo che potremmo fare nel 2014 cose belle per la nostra città, e quindi andare fieri di essere amministratori e dipendenti del Comune di Napoli, che è la capitale del Mezzogiorno, una delle città più importanti del mondo, una delle città più belle, non dimentichiamocelo mai. Quindi dobbiamo essere fieri di far parte del Comune di Napoli. Grazie e buona Natale.